had a series of about four very, very strong earthquakes. The epicenter was in the area in central Italy, about 100 miles north of Rome, where we saw such devastation in October and in August. But we hadn't felt sort of the tremors that we felt in Rome in those earthquakes to the same extent. You know, buildings, my building certainly shaking, schools evacuated, the subway system evacuated. I'm on a street right now where there are people standing outside the building that have been evacuated, very nervous, making calls, seeing if their kids are okay, seeing if other people are okay. There hasn't been damage reported in Rome, and we are in, obviously, in a seismic zone, but you just don't feel this sort of tremors in the capital city like this, so people are extremely nervous. And when you've had a series like this, four, each about 20 minutes apart, where buildings are shaking, you've got a sense of panic. Several hundred calls to the authorities. I'm walking down the street. There's a school that's being evacuated right now because of the tremors. But you've got several hundred calls to the authorities. Checking buildings, cracks in buildings, things like that, that were reported in October when there was a very strong earthquake about 100 miles north of Rome. There was some damage to buildings in Rome. Not anything significant, but there were cracks in buildings. Obviously, those are the areas that they're going to be looking at first to see if there's any further damage. And just wait and see if the earth's going to stop shaking or if we're going to, are we in for a full day of this sort of seismic activity, Hannah? And Barbie, just very briefly, the first quake recorded is 5.3. It's not huge as far as the magnitude is concerned. No, it's not huge, but the depth wasn't very, very profound. And that was what makes the difference, obviously, in these earthquakes. The more shallow they are, the more you feel those reverberations across the area. These are absolutely not that deep. And so we're feeling them very extensively here in Rome and across the area. Riascoltare quello che ci ha detto non poco tempo fa il capo della protezione civile Curcio, che fra poco riparlerà, quindi vi daremo in diretta l'aggiornamento, ma è utile ascoltare quanto ci ha detto circa un'ora fa sulla situazione allo Stato per quanto riguarda la situazione dopo le prime scosse. Riascoltiamolo insieme. Magnitudo 5.3, orario 10.25, profondità 9 km, quindi una magnitudo che purtroppo si sente bene, che ha scosso tutta la zona centrale già interessata dal sisma. Abbiamo attivato subito le strutture operative con le quali stiamo lavorando. L'abbiamo detto, abbiamo adesso in linea Silvia Balducci con in diretta il capo della Protezione Civile Curcio. Silvia. Importanti, ci attendiamo ovviamente qualche danno, qualcosa è già stato segnalato, ma speriamo ancora una volta che non ci siano persone coinvolte. Al momento non ci risultano persone coinvolte, però ovviamente l'emergenza nell'emergenza, ci sono molte zone che ancora devono essere raggiunte per problemi di neve, del resto il sistema era attivo e ampiamente mobilitato proprio per la questione della neve, quindi si sta lavorando per cercare di raggiungere tutte le frazioni e solo all'esito di questo potremo dire, insomma, che se ci sono o no persone che in qualche modo sono state coinvolte da questi eventi, però ripeto, al momento non ci risultano.
Chiaramente c'è un impatto fortissimo psicologico, questo è un momento veramente molto complicato, dobbiamo stare vicino a questi territori, a queste popolazioni, perché sono dal 24 agosto che le scosse non si sono mai fermate, ma queste, diciamo, punte ovviamente riportano con drammaticità tutta la situazione. Ma è una sciame, cioè, quanto durerà? La sequenza è sempre quella del 24 di agosto, poi la localizzazione, come vedete, stanno cambiando, quanto dureranno io non lo so e non lo sa nessuno. Noi abbiamo attivato tutte l'expertise possibile, ma noi sappiamo che per quello che riguarda la parte sismica non è prevedibile, quindi bisogna comunque usare il criterio della massima cautela. Curcio, siamo in diretta su Rai News, sappiamo che lei ha fretta, ma le chiediamo un minuto di pazienza soltanto. Abbiamo saputo del crollo del campanile della chiesa di Sant'Agostino, si hanno notizie di altri crolli? Sì, abbiamo avuto notizie di qualche crollo, di qualche cascina, diciamo, già ampiamente danneggiata. Questi sono i crolli di cui noi abbiamo informazione, però ripeto, si sta facendo una verifica puntuale, e c'è qualche evacuazione preventiva, certamente, poi sono molte persone che hanno lasciato le abitazioni. Il sindaco di Arquata del Tronto diceva che ci sarebbero 15 allevatori irraggiungibili, c'è qualche aggiornamento? No, li stiamo verificando, verificheremo appunto la possibilità di raggiungerli e ovviamente stiamo concentrando anche dei mezzi idonei per poter raggiungere queste situazioni. Ovviamente l'ondata di maltempo era ampiamente prevedibile, questo era il motivo per cui ne era stata data ampia comunicazione, quindi speriamo insomma comunque di non trovarci di fronte a situazioni particolari. Ci sono notizie sulla diga di Montereale? Ma la diga di Montereale è monitorata da sempre, sin dal primo evento sono state attivate le procedure, anche in questo caso le procedure da parte del proprietario sono state attivate, quindi rientra in quelle verifiche che facciamo fare alle proprietà di queste strutture da parte di chi appunto ne ha la responsabilità principale, ma questo è stato fatto sulle dighe, così come è stato fatto sulle strade ferrate, così su alcune zone, perché anche qui per esempio la viabilità sarà da riverificare, perché con il peso della neve c'è il problema appunto della sicurezza viaria, quindi c'è da riprendere completamente un tessuto che anche sotto questo aspetto ha subito un altro impatto forte. Oltre ai controlli sulla 24 sono in corso altre verifiche proprio in merito alla viabilità? Sì, laddove possibile, perché ripeto la neve non rende questo facile, però sono in corso tutte le verifiche che si riescono a fare tramite gli enti gestori, ANAS, le reti regionali, ovviamente siamo in contatto con i sindaci, però le verifiche le stanno facendo anche le strutture operative che si muovono sul territorio. Voi avete anche visto, abbiamo richiamato forze dell'esercito, abbiamo richiamato strutture regionali che da stamattina stavano lavorando proprio per la questione della neve, quindi il sistema anche regionale ha dato un grandissimo contributo con mezzi che provengono da buona parte del nord, dove dovrebbe essere stagionalmente la neve, dove invece diciamo non c'è la neve. Noi li avevamo, come dire, avvicinati, anzi stavano proprio operando da stamattina proprio nella logica della concorrenza del sistema. È una prova durissima per la popolazione. Sì, è una prova durissima per la popolazione, però devono vedere che le istituzioni ci sono, il sistema si è attivato, c'è un'attenzione politica ai massimi livelli, il Presidente del Consiglio è stato informato immediatamente di queste nuove scosse, ha dato delle indicazioni chiare rispetto a quello che è l'attività da porre sul territorio. Noi eravamo, tutti noi, il sistema, già sul territorio, perché dal 24 di agosto non ce ne siamo mai andati, ma chiaramente lo rinforzeremo secondo le necessità, però è un'altra prova molto molto dura. Grazie Ingegner Curcio, la lasciamo al suo lavoro, anche questa sarà una lunghissima giornata, dalla sede della Protezione Civile, linea allo studio. Grazie Silvia Balducci, abbiamo sentito gli ultimi aggiornamenti in diretta dal capo della Protezione Civile Curcio. Si comincia anche a analizzare il tipo di scosse, si anche fa un'ipotesi, Paolo Cappelli, di un contagio fra
Cosa vuol dire? Sì, è l'ipotesi che ha fatto pochi minuti fa Andrea Billi, il dottor Andrea Billi del CNR. Si parla di contagio sismico, parlano di contagio sismico gli esperti in questi casi, tra faglie vicine. Si genera insomma una sorta di effetto cascata dopo una prima forte scossa. La faglia che genera il primo terremoto trasmette, scaricandolo, lo stress ai segmenti di faglie adiacenti, che in un tempo che gli esperti purtroppo non possono prevedere, possono generare a loro volta nuovi terremoti. Naturalmente tutto questo, lo abbiamo sentito anche dalle parole del dottor Curcio, rende impossibile allo stato attuale delle conoscenze prevedere sia la durata sia l'entità delle repliche. La dottoressa Nostro dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non esclude che la prima scossa rientri nella sequenza del 24 agosto, e questo appunto spiegherebbe poi l'attivarsi di questa sorta di contagio appunto tra le varie faglie di una stessa struttura geologica. L'area interessata è a metà tra quella del terremoto del 2009, l'Aquila per intenderci, e quella del sisma del 24 agosto. Abbiamo in linea Massimiliano Giorgi, che è il sindaco della città dell'epicentro del terremoto, Montreale. Sindaco Giorgi. Salve, buongiorno. Buongiorno, cosa ci può raccontare? È uno scenario un po' abbastanza critico, eh? C'era un'emergenza che era quella del terremoto, se ne è aggiunta un'altra che è quella della neve, e stiamo facendo di tutto per dare supporto alla popolazione, però abbiamo delle difficoltà veramente oggettive, eh? C'è 1,5 metri di neve, delle strade bloccate, delle frazioni isolate, le persone che in preda al panico, perché logicamente fa uno sciame sismico, che sono purtroppo dentro casa. Insomma, è una situazione abbastanza critica. Ci sono notizie di crolli o di feriti della sua città? Ma, al momento solo crolli, feriti assolutamente no. C'è stato qualche crollo, uno questa mattina dovuto alla grande quantità di neve, è crollata una stalla su degli animali, e stanno intervenendo i vigili del fuoco e mi hanno notiziato di danni nel territorio, però è difficoltoso, anche il collegamento telefonico è difficoltoso. Fra poco Maria Elena Boschi interrogherà Curcio e Rani a Palazzo Chigi alle 12.30, daremo in diretta tutte le notizie. C'è un treno bloccato per verifiche in seguito alle scosse, ma lei ci conferma quindi che nonostante la sua città sia il luogo maggiormente colpito dalla scossa di questa mattina, non ci sono stati gravi crolli, almeno per quanto le è dato di sapere? Al momento assolutamente no, al momento non mi risultano gravi danni. Questo glielo posso dire per le notizie che ho fino adesso, però sul posto c'è la forestale, i carabinieri, la polizia che continuano a dare ausilio alla popolazione, quindi stiamo andando avanti. Mo stiamo aspettando l'esercito, so che c'è un problema sulla statale per il collegamento dall'Aquila e speriamo che venga risolto quantomeno immediatamente. Infatti il Presidente del Consiglio Gentiloni ha esortato l'esercito a intervenire, sì. Ha parlato con il Ministro Pinotti. C'è bisogno di qualche cosa? Vuole fare un appello attraverso di noi? Ma, per qualche... Guardi, io quello che sto chiedendo è alla popolazione di concentrarsi tutto in una tensostruttura. Noi avevamo il piano di protezione civile attivo, quindi il COC attivo, di concentrarsi presso la tensostruttura del comune dove c'è la protezione civile, è un ambiente riscaldato, è assolutamente antisismico, in attesa che la situazione venga quantomeno attenzionata in maniera migliore. Grazie sindaco Massimiliano Giorgi, sindaco di Montereale, l'epicentro della sisma, della prima scossa di questa mattina, che ci conferma, ed è una notizia positiva, nella zona del sisma, dove il sisma si è scatenato a 9 km sottoterra, non ci sono crolli rilevanti, c'è qualche crollo ma non ci sono vittime, c'è soprattutto il disagio per la neve, e l'appello è quindi alla popolazione a rifugiarsi sotto la tensostruttura per prevenire eventuali nuove scosse. C'è una serie di repliche che stiamo verificando e toccando con mano da questa mattina, e c'è il problema. La situazione molto molto critica. Ecco, proprio adesso sono riuscita ad aggiungere la mia stalla che abbiamo a 200 metri da casa, dall'abitazione, ma purtroppo è una situazione critica. Tra le scosse del terremoto che sono in continuazione, siamo sotto a 2 metri di neve, non riesce più nemmeno a passare lo spazio neve comunale. Siamo proprio un disastro. Non so, guarda,
non riesco nemmeno io a definirgli la situazione com'è. Cerchiamo aiuto, vi chiediamo tanto aiuto, anche perché io ho anche un bambino disabile a casa, quindi vi chiediamo di non lasciarci noi, ci raccomando, solo questo. Signora, questo è tutto quello che bisogna fare in questo momento, non ragazzi, lasciarvi e non abbandonarvi. Lei parla di 2 metri di neve. Siamo sotto a 2 metri di neve e dove c'è stato vento ce n'è forse anche di più, no, forse, sicuramente ce n'è di più. Edoardo, perché la vita è ingiusta. Quindi non riusciamo a camminare a piedi, non è con i mezzi, ma nemmeno a piedi. Signora, e non riusciamo a raggiungere gli animali. Ecco, gli animali sono, relativamente parlando, protetti in questo momento? Sono protetti dentro una... sono nella stalla, ma logicamente con il peso della neve rischiamo anche di far cadere la stalla, quindi cerchiamo aiuto nel senso di tenere più che altro le strade aperte, l'esercito. No, tienila. Sono già arrivati dei mezzi nei giorni scorsi per liberare le strade dalla neve? No, noi abbiamo avuto solamente l'aiuto del mezzo del comune di Pietorina. Torina. Non abbiamo visto i mezzi arrivare qui in frazione Torricchio. Energia elettrica, l'avete? Sono vicino a qualsiasi cosa chiamata. Questa notte è andata via per un po', poi dopo è tornata. Però rischiamo anche di rimanere senza energia elettrica. Signora, lei ha fatto riferimento al suo bambino. Ragazzi, vi faccio una piccola comunicazione di servizio, se potete aprite le reti wifi che avete, togliete le password se siete in zona terremotate, c'è una tonnellata di neve ragazzi, date la possibilità a tutti di connettersi a internet, mi raccomando.